Benvenuti in un nuovo video e soprattutto iscrivetevi al canale. Finalmente ieri al Conad ho trovato tada mulino bianco, cecille e lentille. Cioè mulino bianco comunque è uscita con una serie di bombe nel giro di un mese. Avrò detto, raga, damoci da fa perché c'è tanta concorrenza. La gente sta a casa, soprattutto mangia biscotti. Oh, ma tante, perché, cioè, allora, non ho trovato il bagliocco cioco. L'ho cercato, ma non c'erano. Triste di me, infatti. Però, vabbè, ci accontentiamo. Tutto il resto ho pensato che non era il caso di assaggiarlo, perché visto e stravisto, mini fette, fette rigate, cuor cake. Diciamo questi non l'ho mai visti. Sono un po' più particolari, diciamo, no? Nessuno l'ha ancora recensiti, quindi... È arrivato. Guardate chi c'è. Il chihuahua. Quindi ho pensato, facciamolo noi. E facciamolo noi anche perché ce l'avete chiesto. Allora, come al solito ci abbiamo... Però stavolta ci ho aggiunto il tè, perché a me i biscotti mi piacciono nel tè, non nel latte. A me il latte, tutta la vita. Però secondo me il test tè è importante. Team latte. Nel tè si sciolgono i biscotti, vabbè comunque. Latte freddo, tè caldo, latte caldo. Vabbè. Allora, cominciamo con le lentille. La scatola si presenta così, costano 2,49 euro. Mezzega. Un po' tanto infatti. Sono con farina di lenticchie e mandorle in pezzi, vabbè, ricchi di fibra. Sì, ma io mi aspettavo che fossero senza glutine, perché ho detto, vabbè, li fanno di farina di mandorle, dei legumi, come di solito le cose senza glutine. Quindi un celiaco non potrebbe mangiare. E invece no, hanno il glutine, perché ci hanno aggiunto la farina di frumento. Mulino bianco, arriva a suo sforzo, no? Vabbè, comunque c'è un gusto tutto nuovo, scopri il primo frollino mulino bianco con tutta la bontà delle mandorle. Allora, detta così, mi piacciono un botto, perché a me le mandorle piacciono tantissimo, tipo mandorle, pasta di mandorla, mi piacciono tantissimo, quindi vediamo. E un ingrediente speciale, la farina di legumi. Queste le nuove lentille sono preparate con farina, vabbè, non è che ce lo devi ridire di nuovo, vabbè, comunque farina di lenticchie, mandorle in pezzi, biscotto. Il buono non vedi. Dai, eh. Proviamo. Non c'è l'olio di palma, che sembra una cosa che se ci mettono l'olio di palma adesso moriamo, dopo che l'abbiamo mangiato per 50 anni. E senza grassi idrogenati e senza coloranti. Come si presenta? All'assaggio! Allora. Ah, questa cosa è interessante, non è una busta di biscotti. Sono tante bustine di biscotti. Ma sono tante bustine di biscotti. E ogni bustina contiene 4 biscotti. Bene, perché così te li puoi portare in ufficio. Allora, cecille con farina di ceci, cacao e scorza d'arancia. Arancia e cacao non è una cosa che mi piace. Vabbè, a me sì. Anche perché cacao. Cacao, meravigliao. Molto bene. Vabbè, dice la stessa cosa, ma con il cacao e l'arancia, uguale. Scatole. Ah, però, questi biscotti mulino bianco acquista il 100% del cacao e del cioccolato supportando progetti della fondazione Cocoa Horizons. Dai! Impegnata nel miglioramento della qualità della vita dei coltivatori. Bravo mulino bianco, complimenti, siamo fieri di te. Non vi ho detto le informazioni nutrizionali. Per monoporzione, 120 calorie, 4 biscotti, buono! No, per la dieta perfetto! Poi ne apri un pacchettino solo, manca di che ti sfondi tutta la busta. Questi qua invece 126. Poi la sera se mangiamo la pizza. Non è vero, io sto a dieta, sono super brava. E anche questi sono così. Belli però insieme, guarda carini. Aie, io apro. Iniziamo dal cacao per me. Iniziamo il test nato. Non odorano di biscotti, odorano di biscotti normali. Sì, biscotti. Ah, questo sa di cioccolato però. Però si notano proprio subito i pezzi di mandorle. Quindi non c'è la farina di mandorle, ma proprio i pezzi. C'è un'onda praticamente. Quello invece è un biscotto al cioccolato. Non c'è niente di particolare. Allora, io inizierei dal latte freddo? No, prima iniziamo dal biscotto, scusa. No, fare il biscotto.
Allora, senza niente, raga. Aspetta. È riallappo. È proprio... si allappa tutta la bocca. Ah, questo biscotto così... sono biscotti di distanza. Cioè, no, però... c'è un buon sapore, però... beh, biscotto. Biscotto. Questo... zero. Non pervenuto. Manco le mandorle. Questo... cioè, tutti i rumori che sentite intorno a noi, sui cani, eh. Infatti, vedete, guarda, le spuntava. Ma così... no, dai, su, assaggiamo il latte. Freddo. Ma se il latte freddo, manco il tempo. E invece no. E invece cambia tutto. Perché il biscotto un po' si scioglie. E le mandorle... vengono fuori. Ah, così è un po' meglio, sì. Brille. Oggi ha ricordato che sa giocare. Billy, adesso no. Adesso no, dai, te prego, giochiamo dopo, dai. Latte freddo, cioccolato. Tanto lei cerca di addentare i biscotti. Poi questo non mi piace neanche nel latte freddo. No. È vero, più buono quello bianco. Non so come definirlo. Cioè, non assomiglia manco al pan di stelle, capito? Che magari tu dici tu di cacao. Boh. Latte caldo. Quindi devo scappare tutti questi biscotti praticamente. Ma io veramente con uno ho già fatto due latti e l'assaggio secco. Vedete? Io no, invece, io con uno ci ho fatto uno. Vabbè, latte caldo e latte freddo cambia poco. Tengono bene il latte, però. Vabbè, latte caldo. No, lo tengono bene il latte. Ora provo cioccolato e latte caldo. Ah, che se non si sfracella. Non si sfasciano bene, no? Agosto l'ha fatto una finaccia. Vabbè, se la tenete mezz'ora si sfracella. Così viene fuori il cosiddetto pappone. No, questi al cioccolato non mi piacciono. Mi dispiace, mulino bianco. È l'arancio che mi dà fastidio, secondo me. Allora, questo è buono col cioccolatte caldo, eh? A me non mi piace. Si sente troppo l'arancio. Vabbè, provo te. Se li mangi così non vale. No, c'è ancora il latte. Nel tè sono buonissimi. Nel tè mi sento anche un po' inglese, eh. Ma nel tè sono super buoni. Ma il tè mi fa impazzire. Come puccia il biscotto nell'acqua calda. Ma non è vero. Io sono team tè. Assaggio cioccolato in tè. Poi cioccolato è quello fatto coi ceci. E pensavo realtà, mi piacesse di più. Poi in realtà cioccolato non è cioccolato, ma è cacao. Sarà quello il problema. Allora, nel tè lo trovo leggermente meglio. Però questo proprio non mi ha convinto. Niente, li ricompri? No. No, poi 2,50€. No, no, ma al di là pure se costasse un euro. Cioè, non, io non li ricomprerei, ma perché a me personalmente non mi piacciono. Magari uno di voi li prova. Forse lentille sì, perché i pezzi di mandorla gli danno qualcosa in più. Sì, però proprio li devi andare a cercarsi, ma queste mandorle. Vabbè, ci stanno i pezzetti di mandorla, dai. Non voglio dire potevano far meglio, perché nella vita non faccio il biscottaro. No, la cosa che potevano far meglio è già che stavano creando un prodotto particolare a base di farina, dei legumi, tutto quanto, non ci mette la farina normale. Però nel senso, vedete, questo biscotto io lo trovo sulla stessa bacheca delle macine. Capito, cioè stava messo lì, con vicino i nascondini. Che compro e dai. Cioè, i nascondini, ragazzi. Su. Cioè, confronto, capito? Cioè... quello è biscottone. O appunto, che so, i pan di stelle classici che tutti quanti conoscete. O... quindi, beh, dai. I pancake ci avevano convinto di più. Un po' meglio. No, più che altro era più originale il tutto. Sì, l'idea proprio pancake. Mentre questo era... tu apri la bustina e ti ritrovi un biscotto normale. Sì, sì. Un biscotto. Cioè, se proprio vai alla ricerca tua mentale, che è diverso, ma in realtà è uguale. Sì, non è neanche così troppo light rispetto a dei biscotti normali, dai. Non ci stiamo impegnando troppo, mulino bianco, su questa cosa, eh? Potevamo fare meglio. Comunque, da questo video assaggio, ma ne arriverà un altro, perché mentre cercavo questi ho trovato qualcos'altro. Sì, sì. E a noi ci piace quando c'è scritto novità. Quindi, da questo video è tutto. E noi... ci vediamo al prossimo video. Ciao!